Quindi la lunghezza sarà a questa altezza, ok? Dopodiché per la parte frontale andiamo a tagliare questo angolo, sia di qua che di là, così riuscirai a girarli sia da questa parte sia al centro, ok? Perfetto. E li riuscirai a legare. Per la parte posteriore andrò a tagliare a questa altezza, creando una riga dritta, in questa maniera. Quindi togliamo la parte rovinata e teniamo una bella quantità. Molto bene. Allora ragazzi, partiamo un attimino di forbici. La forbice è una cosa personalissima che sicuramente va in base a ogni persona e a seconda di quello che vuoi ottenere si può utilizzare un tipo di forbice o un altro tipo di forbice. Esistono comunque due differenze fondamentali che è determinato dalla lama. Esistono un tipo di lama che è tipo questa, che è a foglia di bambù e quindi servono più per alleggerire, ok, quindi sfilare. Invece questo tipo di lama è una lama più netta, più rigida e serve più per creare forme pari, ok? Fondamentale. Questo qua sono le due grosse famiglie delle forbici. Le forbici variano anche per la lunghezza della lama, ok? Sicuramente per uno che lavora tutti i giorni serve una lama non troppo pesante, perché tenere tutto il giorno in mano la forbice è impegnativo. Però sicuramente a seconda del lavoro che devi fare è meglio utilizzare una lama più lunga o una lama più corta. Allora, in questo taglio qua è fondamentale la posizione della cliente. Aveva le gambe accavallate, da chiedere se per favore può stare dritta. Partiamo sempre con una linea di profilo, quindi una linea che divide la testa, e poi iniziamo a fare le varie divisioni. Allora, partiamo sempre dal basso, dobbiamo creare una riga dritta, tutti i capelli arrivano fino in fondo. Partiamo col nostro pettine, decidiamo la lunghezza e andiamo a tagliare. Partiamo sempre dal centro, andiamo dal lato e andiamo dall'alto poi. Cosa fondamentale, la nostra cliente deve essere sempre con la testa dritta. Se stesse a testa in su o a testa in giù, cambierebbe fortemente il risultato. Vi faccio vedere. Allora, lei è adesso dritta e io taglio qua. Se lei, mantengo la riga qua, ma stesse con la testa in giù, cambierebbe totalmente il risultato. Se stesse con la testa in giù, ricambierebbe ulteriormente e forme. Naturalmente abbiamo una struttura di capelli non grossa, quindi posso fare delle sezioni un po' più importanti. Quindi ok, cosa importante è riuscire sempre a vedere la nostra linea, che è qua, e andiamo a tagliare. È secondo me quello più interessante forse. Ok, ho la mia linea e taglio. Riga dritta, adesso asciughiamo tutto in caduta naturale, quindi così, e poi andiamo ad alleggerire e a creare il frontale. Controlliamo il davanti. Ma mi piace. Figlio, che davanti è già abbastanza da me. Davanti mi piace, quindi lo teniamo. A questo punto andiamo a alleggerire. Cosa significa? Prendo tutti i capelli, non vado a toccare la parte alta, ma vado a toccare solo la parte bassa. Poi fondamentale la forbice lunga. Mi prendo tutti i capelli e dentro, in questa maniera. Ok?